Lo dico molto chiaramente, la licenza SIAE non ha più alcun senso. Prima di continuare ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Abbiamo parlato in maniera specifica della licenza SIAE DJI Online, quello strumento che serviva, o meglio sarebbe servito, per poter utilizzare le copie lavoro, quindi le copie dei brani musicali acquistati o dei vecchi dischi in vinile riportati su CD o MP3 durante le serate. Il meccanismo è un po' laborioso e complicato se vogliamo, però in sostanza significa che c'è una differenza importante tra il suonare le tracce in un luogo pubblico o in privato ascoltarle così. In qualche modo pagare una piccola tassa annuale per ogni singolo brano consentiva di poterle utilizzare in contesti pubblici durante le serate, anche modificando il supporto. Ci sono state tutta una serie di inconvenienti di questa innovazione, tra virgolette, e ci torneremo dopo sul termine. Perché ci sono state negli anni tutta una serie di opposizioni alla licenza SIAE che di fatto l'hanno resa inutile già da alcuni anni. O meglio, la SIAE ha evitato il pugno duro contro i trasgressori perché non sempre era così necessario. Ci sono molte sentenze nel quale i DJ, o comunque coloro che erano stati colti senza licenza, sono riusciti ad ottenere un rimborso o a evitare sanzioni piuttosto pesanti. Ecco che oggi, potendo utilizzare lo streaming, la licenza di fatto viene superata. Ora, conoscendo bene la SIAE, e un po' lo posso anche dire dal mio piccolo punto di vista, succederà che si cercherà di opporsi all'entrata in vigore in maniera massiccia dello streaming utilizzato nelle serate, salvo poi andare tra 2 o 3 anni a tirar fuori una normativa vecchia e malfunzionante. In questo caso, nello specifico, la licenza SIAE è stata superata dagli eventi. Non posso avere io una lista di brani sapendoli prima quando posso pescare letteralmente di tutto dal repertorio online. La posizione classica della vecchia industria discografica si è già espressa. La FIMI ha dichiarato sostanzialmente che lo streaming è peggio della pirateria, quando in realtà lo streaming va a normare ciò che prima non si è riusciti a fare. Quello che può fare la SIAE in quanto associazione che tutela i diritti degli autori e degli editori è fare in modo che queste grandi piattaforme vadano a ripartire giustamente la quota che spetta agli autori. Non sappiamo per esempio quanto Beatport paga agli autori dei brani che vengono suonati in streaming. Sappiamo quello che paga Spotify, che è veramente una cifra minima, che è ancora più bassa quella che paga YouTube. Questo dovrebbe essere il ruolo della SIAE. Andare a chiedere una licenza sullo streaming sinceramente sarebbe una cosa veramente assurda. In tantissimi mi avete chiesto: ma ora con la SIAE come funziona? Non lo sappiamo e non lo sanno neanche loro. Può la SIAE impedire ad un DJ di suonare attraverso lo streaming? Forse sì, potrebbe, ma in realtà non ci sono notizie in merito. In sostanza, lo streaming è legale, è utilizzabile, i programmi sono in vendita, gli abbonamenti sono disponibili già da qualche settimana e di conseguenza si può andare a fare le serate così, e sarebbe anche logico che direttamente dal software si potesse fare il programma musicale. Di contro è evidente che la SIAE dovrà intervenire in qualche modo, così come tutte le altre associazioni nazionali che si occupano di diritto d'autore, per evitare che queste grosse piattaforme facciano esclusivamente il loro interesse trascurando gli autori e i diritti d'autore. Per rispondere a tutti, come funziona adesso con la SIAE? Non lo sappiamo.
non c'è ancora nessuna normativa in merito. Sicuramente andare a fare la licenza per trasferire i brani su MP3 o da un supporto a un altro è poco sensata. Perché, ecco, adesso è veramente riduttivo avere una lista di brani quando puoi andare a suonare di tutto, anche quello che non sai. Puoi scegliere un brano così, l'abbiamo visto. Quel brano, se è edito, è pubblicato, qualcuno i diritti d'autore li paga. Sicuramente si dovrà in qualche modo andare a prendere quei soldi che non vengono più versati con l'acquisto e con la licenza. Staremo a vedere e ci terremo aggiornati sul canale e in qualsiasi altro mezzo, anche sul sito, con il blog, eccetera. Nel frattempo fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.